novità per i nostri seguaci? Un libro e un film. Nanni Moretti. Spesso il film cinema si ispira ai grandi libri, ai libri comunque grandi o medi che siano. Nanni Moretti ed Escolnevo. Escolnevo e Nanni Moretti. Il libro è del 2017, il film è stato girato nel 2019, ma però si vede adesso. Cioè. E poi era proiettato a Cannes, certo, no, dove era candidato. Certo. E ha molto applaudito. No, però sai che non sono sicuro che era candidato. Sì, sì, allora sì, candidato, però vabbè, candidato, cioè vabbè, si è presentato. Non fa niente. E allora, Tre piani, perché si intitola proprio letteralmente Tre piani, perché le storie sono tre, sì, e si svolgono nei tre piani di un edificio. Di un edificio borghese nei sobborghi di Tel Aviv, nel caso del romanzo di Escolnevo. Vabbè, il film è naturalmente a Roma. Scrittore cinquantenne, affermato, molto capace, molto buono, molto bravo. E nel caso di Nanni Moretti la storia è trasferita a Roma, Prati, cioè, Palazzina allora. Borghese, lo stesso, tre piani di storie e tre, come tre livelli di vita, emozioni. Riassumiamo un attimo proprio l'essenziale delle tre storie. Coppia giovane al primo piano, marito pieno di pulsioni, giovane, bambini, una bambina la affidano sempre a dei vicini di casa anziani e qui scatta la storia, la vicenda. Il primo fulcro della il primo, tragedia. Senza che lo diciamo. Il timore di una violenza. Il timore, il sospetto, il tema è il sospetto. Non solo però. Secondo piano, una giovane donna che chiamano la vedova, perché il marito batte sempre, lei bada i bambini, e dopo la nascita di questi bambini non ha trovato il modo di rimettersi a lavorare, quindi è molto solo. È minacciata dalla malattia mentale. Esatto, quindi che la paura. C'ha la madre la e che lei teme di avere. La paura, quindi il sospetto ancora una volta. In tutti e due i casi persone giovani, quindi anche desiderio, certo. Desiderio. E la terza storia. Il terzo piano, un giudice e sua moglie. Uguale anche nella vicenda. Sì, certo. E le storie, un giudice e sua moglie con un figlio che ha avuto un incidente, un problema molto grave. Perché proprio all'inizio del film di Moretti ha provocato la morte, certo, di una donna e il padre che è un giudice. Ritenendo vuole che sia comunque punito, sia pessimo punito. Il suo comportamento, certo. È giusta quindi la condanna, secondo il figlio non fa nulla per aiutarlo e comunque tra i due e il figlio c'è una rottura, certo, drammatica. Come vengono raccontate le storie, volevo dire. E io volevo dire che mi pare che molti esegeti hanno detto che il fulcro di questo libro e del film è il rapporto all'interno della famiglia, i genitori, i figli, i nipoti, le generazioni e la solitudine. L'hai notato tu particolarmente, lo so, lo dico io, la solitudine dei personaggi che solitudine sono chiusi, diciamo all'interno, così, la solitudine all'interno di una famiglia, ecco. Che è un paradosso molto studiato, capirai, no? Ma è quello il tema drammatico. La solitudine, l'impossibilità all'interno di un nucleo familiare, pure solido affettivamente, la coppia giovane, assolutamente, è una coppia legatissima, però anche la cosiddetta vedova, certo, anche i due più anziani del terzo piano, assolutamente. Ma nonostante però, questo c'è una sorta di impossibilità, minati. E quello che tratta Nanni Moretti, ecco, la cosa che a me interessa molto, mm-hmm, di far notare ai nostri lettori, mm-hmm, per dire che sia il libro che il film sono molto interessanti, perché mettono in evidenza certamente il tema della solitudine, che è un vecchio tema, non è che sia una novità, ma l'omologazione della solitudine, che è uguale sia a Tel Aviv che a Prati. Non siamo omologati dai soliti punti di vista che tutti conosciamo, ma anche da questo punto di vista, anche sotto questo aspetto. Siamo soli nello stesso modo. Ma nel libro poi lo scrittore stesso, Escolnevo, fa notare che a questo poi corrisponde i tre presunti piani della coscienza, diciamo della coscienza delineata da Freud, no? Cioè l'es, l'io e il superio. Sì. Lo dice la chiaramente. La vedova del giudice, siamo al terzo piano. Quasi. Ironicamente, inserendo quasi questo, ironicamente, ma in modo ironia ebraica, la narrazione esattamente come il film, e questo secondo me ha stupito molto gli spettatori del film, anche noi inizialmente, poi invece no, mi ha molto intrigato proprio questo modo di raccontare, che è analogo un po' anche nel libro, questa sorta di
come di assenza da sé, cioè non è solamente la solitudine rispetto all'altro, è come una sorta di assenza da sé, perché tutto viene detto in termini oggettivati, come se i personaggi fossero altro da sé. E per esempio in questo caso lei, la donna, dice, a proposito della metafora del piano, le parole, ha di fatto un sogno stesso. E lei, che come nel film parla attraverso questo curioso espediente narrativo molto interessante, che ritorna anche nel film, parla con la segreteria telefonica. Il marito l'ha riscoperto in casa cercando una vecchia segreteria, si era divertito a registrare. La riattiva. E allora lei, quando il marito muore, racconta alla segreteria telefonica. Telefona per sentire la voce del marito e poi lascia un messaggio finché non c'è il bimbo. Molto per vedere molto fine. E peraltro aggiungo una minima notazione, molto ben interpretato dalla Margherita Buy, in quella molto parte. Sì. Veramente. Molto. Ma tutti sono molto belli. Oso dire magistrale. Beh, è convincentissima in questa parte della donna che è da un lato molto forte e dall'altro però è perennemente spaventata, dispiaciuta, amareggiata dall'impossibilità di vivere veramente gli affetti familiari. Insomma, una cosa degna. Ma leggiamo cosa dice Scolmello. Lei ha fatto uno strano sogno e allora, raccontando sempre la segreteria telefonica, dice, ma che mi operavano, mi stavano operando e mi dovevano togliere un organo, nel sogno, che si chiama superio. Lo introduce così. Tu probabilmente avresti capito subito il tu come nella prima storia. Parla. Anche nella prima storia il giovane parla con il fratello, quindi tutto con il tu. E il fratello racconta tu, la certo. storia. Invece la seconda vicenda è io, prima persona, la giovane donna cosiddetta vedova, con il marito sempre assente. E io scrivo una lettera, una lettera vera, però non una mail. Una lettera a una sua in America. A proposito di questo, dopo ti voglio dire una cosa, a proposito dello stile di scrittura di Ascolmello. Ah, che infatti cambia a seconda della regia. Certo. Ah, ecco, allora lui dice, tu me l'avresti spiegato, no? Tu, sempre questo, tu, dice lei. Cioè, l'enciclopedia delle idee mi ha aiutato a ricordare che al primo piano risiedono tutte le nostre pulsioni e istinti, al piano di mezzo abita l'io, che cerca di conciliare i nostri desideri e la realtà. E al piano più alto, il terzo, abita Sua Altezza, il superio, che ci richiama all'ordine con severità e ci impone di tenere conto dell'effetto delle nostre azioni sulla società. Sarebbe un po' lui, il marito, no? Questo superio, che aveva provocato l'allontanamento del figlio, che si sentiva sempre, lui che è giudice sia nel libro che nel film, giudicato sempre e criticato dal padre. Sì. E quindi è interessante come lui stesso dia, ma in modo proprio, ecco, cioè c'è una sorta di corrispondenza oggettivato, come se fosse altro da chi scrive, da chi narra, da chi racconta. Quindi è veramente il tema notevole di questo libro e del film, che Nanni Moretti ha reso, secondo me, molto bene. Sì. Anche se la solitudine omologata. Allora, ecco, a questo proposito volevo fare un'osservazione. Cioè, Nanni Moretti ha reso bene il film e tutto sommato, paradossalmente, certi difetti, a mio avviso evidenti, di recitazione di lui stesso, di Nanni Moretti in veste di attore, e anche di alcuni degli attori del film, se vogliamo, che a volte sono un po' fissi, ma non però l'ho voluto fare apposta. No, ma è quello che sto dicendo. Cioè, in questo caso siamo tutti personaggi calati. Funziona questa fissità, questa inconsapevolezza. Siamo maschere. Però i personaggi sono maschere. Ah, d'accordissimo. Però, allora, senti il paragone. Io ho notato, o credo di aver notato, che perché Escolnevo è uno scrittore israeliano, no? Certo. E comunque apparentemente non trapela niente dell'ebraismo, anche se poi il riferimento a Freud, voglio dire. Però non tanto questo quanto il fatto che lui, diciamo, in qualche modo ha una scrittura che ha delle forti connessioni invece con certe dimensioni dell'ebraismo. Ti faccio solo un esempio. Lui scrive molto con un ritmo parlato, ma con un parlato che assomiglia poi moltissimo in certi passi al messaggino, alla comunicazione, è vero, per via elettronica, sia mail. Infatti lo stile è molto essenziale, WhatsApp, molto semplice. E anche lo stile del film, allora, è scabro. Questo andamento, ecco, sì, ma volevo arrivare a questo andamento letterario
a me ha richiamato molto l'ebraismo di Woody Allen, cioè certo. L'affanno comunicativo, che è una caratteristica potentissima di Woody Allen regista, secondo me in questo tipo di scrittura è calata. Poi però quando questa scrittura diventa cinematografica in un autore italiano, scompare completamente. Cioè il ritmo che Moretti ha dato al film è assolutamente estraneo al ritmo, come dire, ebraico di Eshkol Nevo, mentre i contenuti sono quelli. E ritorna alla questione la forma e il contenuto nell'opera d'arte. Molto interessante comunque il libro che passa da questo, nel tema della solitudine, dal sistema dialogico, un dialogo con certo. Un interlocutore che però non risponde. Che non risponde. Il tu non risponde, la segreteria telefonica. Poi la segreteria telefonica. Ma anche il fratello con cui parla, il personaggio della prima storia, non interviene. Certo. Non c'è nessuna interlocuzione, no? Quindi è un dialogo asimmetrico. Come poi, ahimè, è la scrittura. La scrittura, io l'ho sempre intesa, è veramente nota asimmetrica. Autobiografica, sì. Come un dialogo asimmetrico, perché chi parla con un pubblico che non vede, certo. cerca un dialogo, di superare la propria solitudine. Oggi non abbiamo il caffè, però allora, ci prendiamo l'uva, no, che non mi ti piace? No. Ma dai, un chicco. No, vabbè, sì, lo prendo, ma faccio finta di mangiare. Caffè. Vabbè, amen. Nel segno del convivio, perché dall'uva il vino. Ecco, il vino è già meglio. Buona lettura.